Eccoci qua, mi dice Mario Lai, buongiorno, volevo esternare un mio pensiero, mi capita di assistere talvolta a qualche TG nazionale o talk show e trovo scandaloso la quantità di ospiti, giornalisti, guerrafondai che vengono invitati a parlare. Se talvolta viene invitato qualcuno che la pensa diversamente, viene attaccato e zittito. Grazie, Lai. Abbiamo in linea con noi Gianmarco Landi. Ciao Gianmarco. Ciao a tutti, ciao Vito, buongiorno a tutti i telespettatori. Ascoltami, tu che sei aggiornato, che studi parecchio e sei uno che legge, diciamo, la realtà come si dovrebbe fare, perché non hai ideologie, insomma, oddio, hai i tuoi pensieri, però ti attiene a quella che è la realtà. Vuoi dirmi, per favore, se è vero il fatto che sotto forma di aiuti umanitari in Ucraina ci sono, diciamo, il governo italiano ha mandato delle armi, ti risulta? Allora, io non posso dire che sia stato il governo italiano, però quello che vi posso dire è che è saltata fuori una notizia importante ieri, e cioè che all'aeroporto di Pisa sono stati alcuni lavoratori, hanno denunciato pubblicamente, alcuni lavoratori aeroportuali, hanno denunciato che caricando il cargo diretto in Ucraina con vettovaglie e farmaci, hanno potuto constatare che c'erano dei box pieni di armi, di bombe, di munizioni e allora si sono rifiutati di caricare questi box e hanno denunciato pubblicamente l'accaduto, volendo anche manifestando l'intenzione di fare una protesta il 19 marzo a Pisa, perché chiaramente non si può pensare di contribuire alla pace inviando bombe, bazooka e munizioni. Questo non è pace, non è pacifismo. Certo. Quindi è assolutamente vero che questo, cioè con la scusa, col pretesto delle vettovaglie e di aiutare i bambini ucraini, abbiamo praticamente qualcuno dall'Italia sta facendo arrivare armi all'Ucraina, vorrebbe far arrivare armi all'Ucraina. Quindi questo è molto grave perché chiaramente il governo dovrebbe dire qualcosa e i magistrati dovrebbero intervenire perché significherebbe partecipare alla guerra, cioè fare la guerra, dichiarare guerra alla Russia perché non si può e non quindi nessuna neutralità ma guerra, e questo lo deve fare il Parlamento dichiarando lo stato di guerra nei confronti della Russia. Non può essere fatto di fatto questa cosa. Certo, poi per quanto riguarda i laboratori che sono in Ucraina, no? C'è stata una denuncia all'ONU e si dice che nel 2018, no, il deputato ucraino onorevole Kuzmin parlava dei laboratori americani di ricerca biologica, i laboratori biologici cosiddetti in Ucraina, no? Addirittura ce ne sono 15 e secondo lui sarebbero la base della diffusione nel mondo di tantissime malattie influenzali, tipo anche quello che sta accadendo noi altri. Quanta verità c'è in questo? Allora, Vito, i fatti sono questi. La Russia, supportata anche dalla Cina, perché la Cina in questo momento è a supporto della Russia, ha fatto una denuncia all'ONU, e cioè andando in Ucraina ha scoperto che c'erano dei laboratori, ci sono dei laboratori che producono armi biologiche. Ciò chiaramente viola le norme di diritto internazionale sulla produzione di armi e di agenti patogeni. Che cos'è l'agente patogeno? È come il Covid-19, è come la salmonella per capirci, cioè malattie. Allora, Certo. questo è molto grave perché in Ucraina, a confine tra la NATO, perché l'Ucraina non è NATO, è l'ultima città, l'ultima nazione non della NATO prima di arrivare alla Russia, ci sono dei laboratori che producono agenti patogeni. E la cosa grave è che l'ONU ha dimostrato, non l'ONU, la Russia in sede ONU 3 giorni fa ha dimostrato con degli incartamenti che questi laboratori sono stati costruiti e sono stati finanziati con know-how e con dollari provenienti dall'America, dagli Stati Uniti d'America, da ambienti vicini chiaramente ai Dem, quindi a Joe Biden, a Hillary Clinton e a Barack Obama. Probabilmente per questo motivo tutti i media mainstream
si stanno producendo in un attacco, in una demonizzazione di Vladimir Putin, perché non solo è un problema di sicurezza della Russia, ma l'Ucraina sta per diventare un problema di sicurezza mondiale, perché potrebbe essere stato così, cioè qualcuno produce dei virus, degli agenti patogeni, non solo per far fare profitti alle multinazionali farmaceutiche, ma anche per fare politica, perché ricordiamo che con il Covid-19 si è fatta tanta politica, tante restrizioni sono state imposte ai cittadini dell'Occidente e agli italiani in particolare, perché c'era questo agente di patogeno annunciato, come sappiamo, dai Bill Gates e dai Klaus Schwab, che hanno parlato di wonderful opportunity, chiaramente dicendo che è casuale questa cosa, non è una cosa che è incidentale. Secondo loro, secondo me, è proprio casuale, non è Casuale qualcosa di o causale? causale. Sì, Ah, sì. ecco. Loro, se, chiaro, Cioè, giusto, hai se è fatto casuale, bene. no, è causale proprio. È causale, ma loro chiaramente hanno dato a intendere, tutti i media mainstream, Certo, sui boost, certo. che ci sarebbe stata, così anche le previsioni sono da chiromanti, cioè Bill Gates aveva annunciato da tempo 10 anni di pandemia, guarda a caso coincidenti con i 10 anni dell'agenda di Davos. E allora il dubbio che sta venendo a molti, più che il dubbio è una consapevolezza, è che queste previsioni di questi chiromanti, di questi miliardari, sono tali perché loro sono loro stessi, attraverso circuiti americani, attraverso la produzione di circuiti finanziari americani, a finanziare questi laboratori che producono agenti patogeni che poi finiscono magari in qualche laboratorio dell'ONU, Certo. dell'OMS, chiedo scusa, finiscono in qualche laboratorio dell'OMS, che è il braccio sanitario dell'ONU, e poi incidentalmente, sempre causalmente o casualmente, a seconda di chi rileva l'accaduto, spuntano fuori delle malattie e spuntano fuori questi guai. Ascoltami, ultima domanda, questa credo che sia per me anche molto, ma molto importante perché già l'economia è a rotoli. Tu sai che in America dicono ci sia stato già un 10% di inflazione, no? Sì. Ora, ti chiedo, tu che sei addentro a queste cose, quale può essere diciamo, che cosa potrebbe accadere, quale conseguenza potrebbe essere per la nostra nazione? Le conseguenze sono devastanti, ma non solo per la nostra nazione, per tutte le nazioni occidentali, perché dovete sapere che le multinazionali che governano di fatto tutti i processi apparentemente democratici dell'Unione Europea, perché in realtà sono tecnocratici, sono sedute su una montagna di debiti, ma quando intendo una montagna di debito, intendo parecchi trilioni di debiti. Quindi ordine di 1.000 miliardi di dollari in debiti. E Certo. a seconda del tasso di interesse, queste multinazionali possono anche fallire, nel senso che abbiamo tassi di interesse bassi, chiaramente agganciati all'inflazione, per non far saltare in aria queste multinazionali, che automaticamente farebbero saltare in aria le banche che hanno prestato soldi a loro, alle multinazionali. Quindi con il tasso di inflazione al 10%, ormai in America, è una notizia di ieri che hanno dato tutti i giornali e i media importanti americani. Cosa succede? Succede che bisogna alzare il tasso di interesse e che queste multinazionali, cioè le cassaforti, i bracci armati dei vari Bill Gates, Klaus Schwab, eccetera, 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 cioè dell'elite di Davos, vanno in difficoltà, rischiano il fallimento, così come le banche che hanno prestato loro il denaro. Quindi questo fatto è molto importante perché un'inflazione così alta spiega anche le ragioni di tanta conflittualità nel mondo e di queste pandemie e di questa esigenza di contrarre i consumi. Quindi perché loro vogliono contrarre i consumi? Perché, e quindi inventare problemi di approvvigionamento e quant'altro? Perché con i consumi bassi l'inflazione tende a diminuire, quindi loro vorrebbero ridurci alla fame per tenere bassa l'inflazione, ma chiaramente non ce la stanno facendo perché se già il 10%, prima o poi la Fed dovrà
adeguare i tassi di interesse all'inflazione, e questo chiaramente creerà un problema a tutte le multinazionali dell'elite di Davos. Certo. Per stamattina è tutto, io ti ringrazio per l'apporto che hai dato a questa mia trasmissione, Gianmarco. Ci sentiremo Grazie a te. molto, molto, molto presto. Buon lavoro e grazie infinite. Buona giornata.